Buongiorno ragazzi e benvenuti in Gela Enterprise. Questo è il mio nuovo studio che ovviamente è esageratamente nerd. Questa sarà la prima ed ultima volta che vedrete una cosa del genere. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Se è la prima volta che vedete la mia faccia, io sono Serena Sertore e oggi voglio parlarvi di quelli che sono una serie di motivi per non andare ad acquistare iPhone 10, iPhone X o iPhone X. Si tratta di un prodotto che ha fatto discutere tantissimo in quest'ultimo periodo e io credo che ci siano dei punti da andare ad analizzare. La prima cosa che ho notato quando l'ho tolto dalla confezione sta proprio nel peso. Si tratta di circa 180-182 grammi, che per me sono abbastanza importanti, soprattutto perché è da tanto tempo che non utilizzo un phablet, quindi mi sono abituata ad esempio al classico peso di iPhone 7, iPhone 8 o iPhone 6. Ed avere comunque un prodotto di questo tipo nell'uso quotidiano si fa sentire. Chiaramente, se passate da uno smartphone un pochettino più pesante come un iPhone 7 Plus o qualcosa del genere, noterete magari meno questo tipo di differenza. Ovviamente tutto questo è causato dal frame in acciaio che sì, dà quell'effetto premium, però comunque va ad incidere moltissimo sul peso. Ciò che differenzia comunque iPhone 10 dai suoi predecessori è l'assenza appunto del tasto home, e questo vi porta ad avere il telefono che è totalmente, diciamo, simmetrico nella parte superiore e anteriore, e spesso vi capiterà di prenderlo proprio in mano in maniera totalmente sbagliata, nel senso che lo girate per così oppure per così e vi sembra di, insomma, utilizzare lo stesso modo, in realtà poi sbagliate. E la mancanza del tasto home vi porta a non avere più il Touch ID e dovervi quindi affidare al Face ID. Face ID che è la parte, anche qui, molto innovativa di iPhone 10, solo che in molte situazioni risulta essere un pochettino lento, magari non funziona e diventa, insomma, nel corso della giornata un pochettino frustrante. In particolare se siete abituati ad avere il telefono sempre su un piano, ad esempio sul tavolo oppure sulla scrivania, e vi capiterà moltissime volte di non poter riuscirlo a sbloccare rispetto a come facevate prima con il Touch ID. Infatti dovrete prendere il telefono, alzarlo, guardarlo e poi si sbloccherà, il che, insomma, può risultare un pochettino fastidioso. E poi utilizzarlo per esempio a letto oppure sdraiati sul divano delle volte può crearvi qualche problemuccio. Magari non si sblocca, magari non vi riconosce e quindi dovrete andare ad inserire quello che è il vostro codice di sicurezza che vi fa perdere sempre quelle frazioni, insomma, di tempo che possono dare fastidio nell'uso quotidiano. È stato anche dimostrato più volte online in tantissimi video, vi elenco anche qualcosina qui sopra oppure anche in descrizione, che il Face ID non è così sicuro quanto il Touch ID. Infatti sono state fatte delle prove fra gemelli oppure familiari e anche utilizzando delle maschere comunque molto costose e veramente perfettamente realizzate, e il telefono va a sbloccarsi. E questo può essere, insomma, un certo tipo di problema se magari fate un lavoro che richiede tantissima privacy, magari gestite dati molto sensibili, oppure se avete, non lo so, dei segreti fra gemelli, non è il caso che l'altro lo venga a sapere, no? E quindi qui ci possono essere dei fastidi, dei problemi dal punto di vista della sicurezza. Dal punto di vista, diciamo così, prettamente hardware, ci sono alcune cosine che non mi sono piaciute moltissimo. In primis, all'interno della confezione non viene fornito un caricatore per la ricarica rapida e sicuramente Apple avrebbe avuto 1189 modi diversi di poterlo mettere all'interno della confezione e non l'ha fatto. Quindi dovrete andare a spendere altri 100 euro se volete avere il prodotto originale e qui inizia a lievitare il prezzo. Abbiamo poi anche il solito notch o comunque la gobbettina che ha fatto parlare tantissimo di sé ultimamente, che è un fastidio non da poco, soprattutto nell'ambito multimediale, perché se andate a vedere dei video oppure delle foto o anche dei videogiochi, ci saranno delle parti appunto che verranno completamente tagliate. Secondo me è veramente una cosa assurda, perché comunque se ci sono dei dettagli importanti nelle parti, diciamo, laterali dell'immagine o comunque del video che state vedendo, viene tagliato completamente e voi non saprete mai che cosa c'era lì. Era una cosa, secondo me, assurda. L'esistenza di questo notch porta poi tutti quanti gli sviluppatori a dover creare delle soluzioni e seguire le nuove direttive di Apple, che portano appunto o a tenere l'applicazione, diciamo così, come era presente in precedenza, quindi con dei bordi assurdi neri sopra e sotto, che rendono quindi l'estetica dello smartphone identica a quella di iPhone 7, 8 e così via, oppure a dover appunto aggiornarsi. E questo ci può stare in un'applicazione molto semplice, però se si parla di videogiochi o comunque di
applicazioni decisamente più complesse da gestire, potrebbe essere un vero problema per tutti comunque gli sviluppatori di applicazioni per iOS. E quindi questo vi fa capire che attualmente ci sono tantissime applicazioni che non sono ottimizzate per quello che è il nuovo display di Apple, e secondo me, insomma, si poteva gestire tutta questa situazione in maniera totalmente diversa. Però abbiamo comunque già avuto delle dimostrazioni in passato, quando è stato introdotto il nuovo aspect ratio con iPhone 6, che appunto ci è voluto diverso tempo prima che queste applicazioni venissero adattate al nuovo formato. E questo secondo me è un pochettino fastidioso, soprattutto se vi aspettate di poter godere al massimo del display, però tantissime volte vi capita di avere appunto bordi nella parte superiore ed inferiore, che rendono l'esperienza d'uso in generale identica a quella dei telefoni precedenti. Abbiamo poi anche la fotocamera posteriore, che è estremamente sporgente, e questo è davvero fastidioso se poggiate il telefono su un piano, perché ogni volta tenderà sempre a traballare. E poi in altri casi, come ad esempio nell'accensione o spegnimento del prodotto e anche nella realizzazione di uno screenshot, bisogna andare ad utilizzare delle combinazioni diverse con i bottoni, e questo secondo me è veramente assurdo, perché la cosa bella della tecnologia è proprio quella di andare incontro all'utente e trovare il modo più semplice per fargli svolgere un'azione. Io credo che dover premere due tasti eccetera eccetera per fare delle operazioni semplicissime non siano assolutamente a favore del consumatore finale. E lo stesso vale anche per quanto riguarda l'ambito software, perché comunque ci sono le nuove gestures, che sì, sono semplici, però bisogna iniziare a ricordarsi. Ci sono più passaggi da fare per poter fare ciò che si faceva prima in maniera totalmente semplicissima, come ad esempio nel multitasking andare a chiudere delle applicazioni bisogna fare due passaggi. E lo stesso vale nel caso in cui si volesse vedere la percentuale della batteria residua, perché non basta dare un occhio all'icona della batteria, ma bensì bisogna andare in alto, tirare giù il control center, e poi da lì si può vedere la percentuale della batteria rimasta. E questo è un altro passaggio in più da fare. E poi, parlando sempre di control center, trovo assurdo dover andare ad utilizzare addirittura l'angolino in alto a destra per poter aprirlo, perché davvero va contro a quello che è l'utilizzo comodissimo che si è sempre avuto con iOS, con una mano sola per esempio, perché qui con una mano sola davvero si fa fatichissima ad utilizzare questo smartphone. E qui si parla anche di un altro problema che ho avuto nell'utilizzo, ossia quello del reachability, o comunque dell'utilizzo ad una mano sola. Infatti, facendo uno swipe nella parte bassa del telefono si può attivare la modalità ad una mano sola, che sì, è utile come già si era visto nei modelli precedenti, però risulta più difficile poterla andare a richiamare con uno swipe verso il basso, perché tante volte va a confondersi, diciamo così, con le altre gestures, quindi o non si attiva oppure si va a creare qualche altro tipo di problema, magari a chiudere un'app, piuttosto che se si sta utilizzando un'applicazione ad esempio di messaggistica si va a scrollare così a caso tutte le altre chat che avete. Ed è insomma una cosa un pochettino fastidiosa, perché si poteva sicuramente studiare in maniera diversa, considerando anche che abbiamo una tecnologia che praticamente non viene sfruttata, ossia quella del 3D Touch, che poteva essere sicuramente usata in maniera diversa. Un altro dettaglio molto particolare che possiamo notare, per esempio, facendo uno swipe dall'alto verso il basso per aprire la tendina di notifiche, oltre a farvi vedere tutte le notifiche che avete, avrete la possibilità anche di avere due scorciatoie, una dedicata alla fotocamera e l'altra al flash, che, udite udite, vanno a sovrapporsi a quello che c'è scritto nelle vostre notifiche. E quindi, non lo so, una cosa studiata malissimo, che poteva anche in questo caso essere gestita diversamente. Mi auguro comunque che con dei futuri update possa migliorare. Sempre parlando di software, ci sono altri aspetti mancanti secondo me. Abbiamo un display molto grande che si potrebbe utilizzare ad esempio con il classico split view che possiamo vedere ad esempio nel caso di iOS 11 su iPad, e non c'è. Il landscape all'interno, insomma, del sistema operativo di per sé non viene applicato, cosa che si poteva assolutamente fare perché già è stata comunque integrata da tempo sui modelli Plus, e qui non c'è. Quindi diciamo che viene ridotta un po' quella che potrebbe essere la produttività e la multimedialità di questo dispositivo. E poi non so se sia un problema software o hardware, il comparto audio di iPhone 10 con iPhone 8 o addirittura iPhone 7 noterete una differenza abbastanza evidente per quanto riguarda la qualità e il volume dell'audio che andrete a sentire.
e parlo in maniera negativa nei confronti di iPhone 10, che non sta andando, diciamo, particolarmente bene sotto questo punto di vista. Tecnologia fantastica che è stata aggiunta in iPhone 10 è il nuovo display con tecnologia OLED, la cui peculiarità è proprio quella di andare a spegnere completamente i pixel se si vanno a mostrare delle immagini nere. Io credo che sarebbe stato intelligentissimo da parte di Apple andare a creare un sistema ad hoc che utilizzasse principalmente delle schermate nere, per andare così ad utilizzare in maniera perfetta quella che è la tecnologia OLED e andare a risparmiare moltissima batteria, quindi ad avere un telefono che dal punto di vista dell'autonomia potrebbe fare le faville, e invece no. Ma comunque in generale questi sono degli aspetti che ho notato moltissimo nel mio utilizzo con iPhone 10, che vi ho voluto portare e che spero possiate comprendere appieno. Se avete qualunque tipo di domanda comunque fatemela nei commenti, io vi aspetto su Instagram, su Telegram, su Twitter, sempre costantemente, e poi durante la settimana con un altro video. A presto!